Con il titolo Happy Goldoni è andato in scena al Teatro dei Varietés il miglior Goldoni concentrato in un monologo dall'attrice e regista Mercedes Martini. Mercedes Martini, Happy Goldoni, che cos'è? Sì, intanto mi piaceva il titolo che ho inventato io. Happy Goldoni, mi piace perché Goldoni è la radice del teatro italiano. Sta dentro a un momento di cambiamento, dalla commedia dell'arte si passa al teatro, quello scritto. E quindi io ho sempre amato la commedia goldoniana, mi è sempre piaciuta, mi è piaciuto il suono, la musicalità delle parole scritte. E allora ho messo insieme delle opere che amo molto, soltanto alcune scene in particolare, La Casanova che è in veneziano, Gli innamorati, Le smanie della villeggiatura e L'Arlecchino servitore di due padroni principalmente. Essendo io una figlia del teatro strelleriano, amo molto quell'opera. E ho fatto quello che ho già fatto con altri autori, per esempio con Brecht o con altri poeti, uno spettacolo da sola, quindi mi do botta e risposta. È nato dall'idea di portare il teatro italiano all'estero, in particolare in Cina. Ha debuttato in Cina questo spettacolo con la produzione della Laura Trimarchi ed è nato così, quindi maschere, costumi che ci dà il Teatro Stabile di Genova, c'è una collaborazione un po' variegata ed è molto divertente, molto faticoso ma molto divertente. Perché quanti siete in scena? Sono io con un musicista che suona il contrabbasso e Riccardo Barbera che mi accompagna da anni nelle mie performance di vario genere. Quanti cambi di scena fai? Quanti cambi d'abito in scena? No, abito non posso dirlo perché levo, metto inquartate nere, marroni, verdi, gilet, gonne, sopragonne, e maschere, la maschera di Arlecchino, quella di Brighella, quella di Pantalone, quella la maschera la maschera proprio veneziana, insomma ce ne, mi sto dimenticando, il dottore, Zanni, e poi ci sono gli attori, quelli che non hanno maschera, no? L'attrice giovane, l'attore giovane, proprio i personaggi. Mi piace perché è un percorso che dalla commedia dell'arte, quindi presentando quello che appunto la maschera era proprio il personaggio, noi andiamo comunque a sviluppare caratteri diversi che Goldoni riesce a scrivere, e sono abbastanza complessi e rappresentano l'Italia del Settecento, ma in realtà è l'Italia di oggi, proprio tale e quale, ci sono tutti i personaggi che incontriamo per strada e non solo. E la parte dove ti diverti di più? Tutte, assolutamente. Poi ce n'è una in particolare, c'è una scena di Smanie dove faccio due ragazze belle invidiose che desiderano un abito, che non hanno i soldi per comprarlo, insomma tutta una cosa. Lì mi diverto tanto, ma devo dire che proprio tutte le scene mi divertono in maniera diversa. Lo spettacolo Happy Goldoni, prodotto da Laura Trimarchi, faceva parte del programma dell'Associazione Dante Alighieri di Monaco. Prossimo appuntamento con la lingua italiana il 29 febbraio al Meridien con Immaginare Dante, di e con Annalisa Scarpa, con letture di Remo Gironi.